Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo video e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Quando mi vedete così esaltata è perché la Ale deve aprire qualcosa che le piace veramente, veramente tantissimo. E infatti oggi sono qui per aprire con voi un po' di buste sorpresa che io ho acquistato in edicola. Queste sono in particolare delle principesse Disney, eccole qua. Ho 3-6 principesse. Non si sa che cosa ci sia all'interno. Qui dietro c'è uno spoiler di tutte ovviamente le principesse che potete trovare. Insomma sono 2, 4, 6, 8, 10, 12 principesse. Io ne ho prese 6. Questo qui è del brand Sbabam. Eccolo qua. E adesso non ci resta che vedere se le gioie della Ale arriveranno un pochino più vicino oppure no. Perché ne ho prese 6, ho paura che siano pressoché identiche e io spero tanto di no. Ok ragazzi, allora la Ale è stata in edicola e ha acquistato un po' di buste sorpresa. Appena ho visto queste bustine sorpresa ho detto no, devono essere tutte mie, tra l'altro credo proprio di avergliele finite tutte. O forse ne aveva una scatola nuova, comunque queste erano quelle che aveva su in questa scatola. Gli ho detto guarda ti lascio anche la scatola che è finita e io mi prendo queste sei bustine sorpresa. Allora, le ho pagate 4,99 euro l'una, anche questo un po' tanto, però spero tanto veramente di non trovare cose identiche oggi, me lo auguro proprio. Sono tutte praticamente bustine di Sbabam, questo è il sito e soprattutto questo è il logo. Adoro tantissimo le cosine che propone sempre Sbabam perché sono veramente bellissime, quindi aprire queste bustine sorpresa mi piace tantissimo. Peggio dei bambini, sono peggio dei bambini. Ho 35 anni e sono peggio dei bambini. Non li ho ancora fatti, però comunque siamo lì. Allora, spero tanto di trovare cose che mi piacciono, tipo, vi dico già le principesse che vorrei trovare. Mulan, Biancaneve, Cenerentola, Aurora, Belle, tutte, Ariel, Jasmine, tutte insomma, dai. Allora, le apriamo così vediamo subito che cosa ho trovato e se riesco prima di andare al lavoro passo dall'edicola a vedere se ne ha delle altre, così ne apriamo magari un po' di nuovo ancora insieme. Ma prima di iniziare il video mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte e attivate anche la campanellina così sarete sempre avvisati dei nuovi video in uscita, mi raccomando. E soprattutto seguitemi sui social, in particolar modo su Instagram, ve lo dico sempre, mi trovate come orsottopotto88, ve lo lascio scritto qui. Quindi iniziamo, pesco la prima, dai, una vale l'altra, la prima, vediamo che cosa troviamo. La bustina è questa, ve la faccio vedere meglio, la bustina questa qui e dietro abbiamo uno spoilerino. Dovrebbero essere principesse da mettere poi, credo, io la metterò nelle vetrinette dove ho i Funko Pop. Apriamo, pronti i posti, via. Sicuramente ci sarà una principessa che è orribile per me. Allora, tiriamo fuori. Allora, questa è la mia vita, nel senso che questa è la vita della Ale. Belle. Oh, ma che carina, ma che carina. Allora, trovo che Belle sia una delle mie principesse preferite, soprattutto La Bella e la Bestia è il mio film e cartone animato preferito. Non lo so, mi è sempre piaciuto da anni che io amo e lo riguardo e mi piace. E ho trovato Belle, ma guardate che carina con questi occhioni giganti. No, oh, ma è meravigliosa. Abbiamo la sua base, ovviamente. Belle è stupenda. Abbiamo trovato Belle, che figo. No, vabbè, ma sono tutte fighissime. Comunque qui ovviamente abbiamo il nostro libricino per quanto riguarda, raccontano un po' di cose di Belle. Ama leggere, vabbè, le caratteristiche, ti dicono anche le caratteristiche della principessa. Intelligente, comprensiva e leale. Ok, basta. Allora, vediamo, dai, Belle come prima principessa direi che ci è andata molto molto bene. Ora ne apro un'altra del Belle di nuovo. Nel caso quelle doppie le darò a mia sorella ovviamente. Allora, bustina sorpresa number 2. No, vabbè. Allora, quando io sono andata lì dall'edicola gli ho detto mi auguro di non trovarle tutte uguali. Lui fa guarda tranquilla perché tanto le ho mischiate insieme a un'altra scatola, ho mischiato tutto. Vedrete che
trovo tutte le cose uguali, cioè io mi metto a piangere oggi, ve lo giuro. Seconda. Allora, vi faccio vedere prima voi chiudendo gli occhi che cosa troviamo e poi guardo io. No, raga, ma non potete capire, ma quanto sono carine! Ma quanto sono amabili! Ma sono adorabili! Ma sono bellissime! Ma io le voglio tutte, cioè adesso io sono andata in fissa con i Kinder Joy di Harry Potter, che ne ho comprati di nuovo un fracasso e mezzo e bisogna trovare Harry Potter. Ne ho comprate 12 confezioni che voglio aprire assolutamente con mia sorella. Ora, non so se questo video lo vedrete dopo o prima, ma io un video lo voglio registrare con mia sorella dove apriamo tutte queste confezioni di Kinder Joy. In ogni caso sono andata in fissa con quelle, adesso sono andata in fissa con queste, sono andata in fissa con Hello Kitty. Basta, cioè mi dovete togliere le edicole da vicino. Comunque, Cenerentola. Per iniziare bene, ho trovato due principesse che sono diverse. Almeno, quantomeno, sono diverse tra di loro. Bene, apriamone un'altra. La terza. No, raga, speriamo che non siano uguali. Cioè, mi viene da piangere. Allora, terzo sacchettino. Siete pronte? Io no. Dai, oggi le gioie però ci sono, dai, nonostante... Allora... Oh, ma è Aurora! No, vabbè, raga, non ce la faccio. Ma che bella! Ma mi piace tantissimo! No, raga, cioè, sono scioccata. Scioccata. Io le adoro, cioè le tre principesse, queste sono quelle più, diciamo, famose, sono quelle un po' più vecchiotte tra virgolette, perché poi abbiamo comunque Mulan, Rapunzel, abbiamo Vaiana, abbiamo Tiana, abbiamo Pocahontas e Merida, che sono quelle un pochino più nuove, insomma. Queste sono le principesse classiche. Dai, mi manca Biancaneve. Io voglio Biancaneve, ma io adesso vado a stringere la mano al ragazzo dell'edicola, perché gli dirò che ha fatto benissimo a mischiarle. Ora le altre tre saranno due, tre doppio. Dai, allora, quarta bustina. Pronti ai posti? Poi quando ne hai tre, no? Poi dici, vabbè, anche le altre vedrai che sono tutte diverse. Esedato. Mi viene da piangere. Dai, dai. Oh, un'altra diversa, sì! Troviamo Rapunzel. Ma che bella! Ma com'è carina! Oh, ma sono meravigliose! Cioè, sono tutte bellissime. Queste sono tutte da collezione, ragazze. Ma che meraviglia! Ma sono... spettacolari, ma guardate che carine, le devo mettere in vetrinetta. No, vabbè, sono emozionata, ragazze, ve lo giuro. Ok, finora quattro principesse diverse. Da 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 da, me ne mancano due. Allora, non è che non so se sono pronta, ve lo dico. Allora, ah. Speriamo di no, speriamo che sia diversa. Io spero che questa sia Mulan. È Biancaneve! È Biancaneve! Che bella! Questa è un po' rovinatina, però vi dirò. Come mai? Non so perché è un po' rovinatina. Guardate un po' i capelli. Mi sembra un po' rovinata, ma comunque abbiamo trovato Biancaneve! Che bello! Oh, finalmente. Bene, abbiamo... ragazze, 5 principesse diverse. Brava Ale. Ok, 5 principesse diverse oggi abbiamo trovato e non ci resta che aprire l'ultima. No, raga, non mi piace questa cosa di Biancaneve. Oggi è proprio, non lo so, provo a pulirla con un panno, ma il capello è tanto bianco, cioè sembra che ci sia qualcosa sopra. Anche a toccarla sembra proprio... boh, non so come mai. Boh, vabbè. Comunque ho trovato Biancaneve. L'ultima, ma non per importanza, spero di non trovare qualcosa di uguale. Ho paura. Ho paura ad aprirla questa. Dai, fatti forza. Siete pronte? Io no.
Pronte? Pronte? Non ci credo, raga, non ci credo. Perché la gioia oggi non c'è? Potevano essere sei diverse, invece no! Un'altra aurora! Vabbè. Non importa, pazienza, Aurora la darò a mia sorella, che così se vuole fare collezione anche lei, le regalo, le do questa e poi vado a comprare delle bustine oggi a vedere se non sono tutte uguali. Ragazzi, ma io voglio trovare Mulan, almeno da trovare Mulan, Jasmine. Allora, queste le abbiamo trovate tutte e quattro. Abbiamo trovato Aurora, Belle, Cenerentola e Biancaneve. Poi abbiamo trovato Rapunzel, quindi vorrei trovare comunque Jasmine e Mulan e Ariel. Almeno queste tre. Le altre sì, mi piacciono, però vabbè, per avere la collezione completa sicuramente, assolutamente sì, vorrei prendere comunque le altre. Quindi niente, io devo partire assolutamente prima oggi per andare dall'edicola. Niente, ormai mi sono fissata. Sono un po' triste ovviamente per aver trovato un doppione, soprattutto per i capelli di Biancaneve, perché sono grattano. Cioè sono, boh, non sono lisci come questa. Boh, non lo so, questa è veramente, non mi piace sinceramente. Comunque vabbè, pazienza, niente. Quindi niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia quantomeno tenuto compagnia e vi abbia fatto fare due risate. Io non ho riso alla fine quando ho trovato un doppione, però sono molto contenta di averne trovate almeno 5 su 6, tutte diverse. Abbiamo, cioè è stato proprio un traguardo trovarne 5 diverse, piuttosto che tutte uguali, perché solitamente, conoscendomi e conoscendo le gioie, sapevo e avrei saputo e avrei pensato sicuramente che erano tutte uguali. Comunque vabbè. Quindi niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se anche voi avete trovato queste principesse e qual è la vostra principessa preferita. La mia principessa in assoluto preferita è sicuramente Belle. Non c'è nient'altro da dire. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo in un prossimo video. Vi mando tanti super mega bacioni e ci vediamo alla prossima. Ciao!